We began the session with cars, abbiamo iniziato then we la sessione con le macchine, poi siamo passati al cibo e poi parleremo del futuro delle città e poi progetti di bricolage per fare cemento e mattoni. Ad Amsterdam gli architetti stanno costruendo la prima casa fatta da una stampante 3D. Hans Vermeulen. Buongiorno, my name is mi chiamo Hans Möller, sono uno dei fondatori di questo gruppo di architetti che sta ad Amsterdam, che fa tante cose nella città ma ci fa sentire a casa nel mondo. Noi abbiamo un'apertura globale. The fires from the coffee mug you drink your coffee from in the morning to noi lavoriamo nel campo del design, di come si fa il caffè oppure fino agli aeroporti, le strade. Però oggi vorrei parlare di un'altra cosa. Alcuni anni fa ci siamo posti la domanda se è possibile stampare una casa con una stampante 3D e se questo può creare un mondo migliore. And you all know probably voi the advantages of 3D printing, and this morning already a lot has been told. And one of our main ideas about doing this project is to see if the building industry can change from a not personal way of making può passare non da un approccio personale alle città, ma a una personalizzazione di massa, nel senso che ognuno può fare qualche cosa direttamente. Soprattutto per avere un approccio più sostenibile, più ecosostenibile. È possibile creare del design personale, un'architettura personale? Vedete un design personale per 7 miliardi di persone usando internet e usando la democratizzazione del making. Bring personalized local solutions to creare delle soluzioni locali e personalizzate. Possiamo anche in qualche modo usare il potere delle comunità proprio per creare i quartieri in cui le persone vogliono vivere oppure creare materiali sostenibili using bio-based in modo tale che le città e le persone possano utilizzare rifiuti riciclati. Invece di utilizzare il cemento armato che produce attualmente molto CO2. And then because we're an office, we thought like what is actually the local solution for Amsterdam. So we started with designing a canal house, and then the project 3D print canal house appeared. Casa sul canale per cercare poi di stamparla. Abbiamo dovuto in qualche modo ampliare la scala della fabbricazione 3D. And we see doing actually as a kind of beta cercando di fare un'architettura con test beta usando delle piattaforme online collegate allo spazio fisico. Because 2 years ago there was not yet a big printer available on the market, so we decided to build it ourselves. So we'll give you a little bit of history here. We started with this crappy Photoshop actually, and we went to Ultimaker, the guys e poi in the Netherlands make the siamo andate da una persona in Olanda che fa delle piccole stampanti e gli hanno chiesto yes, so se era possibile creare un grande shipping container. Sì, shipping container abbiamo costruito abbiamo comprato un container per 600 euro, l'abbiamo svuotato per creare una macchina in our front yard in the, siamo riusciti a farcela recapitare dal cantiere and we opened up actually the research to the public, really printing in public space. And that was a key issue for this project because we invited people, not only locals, not only tourists, but also all kinds of companies visited us to just see what this technique can bring for their business cases. This was Toyota, for example, and then the national television picked up world television a few months ago. President Obama was also shown the project by the mayor of Amsterdam and the minister Presidente Obama è venuto con il primo ministro dell'Olanda per il nostro progetto.
questo mi fa capire che in effetti essere aperti ci permette di poter portare avanti le ricerche, di sviluppare maggiormente le idee e metterle in pratica. Noi abbiamo tante collaborazioni con aziende piccole e grandi e anche istituzioni, governi, e con loro stiamo lavorando su startups in the making. Vari, I quickly go through the six, starting with parametric design, of course, because we like to, and we see customization as a big vedete, advantage è un grande vantaggio, anche per i progettisti. At the first place, progettisti che possono personalizzare i loro progetti. Abbiamo 13 stanze in questa casa sul canale. And then we stack them on top of each other, making stampato, a 50 meter high house. Diciamo stanza dopo stanza e poi le abbiamo assemblate. Abbiamo i vari elementi. La dimensione massima è stata quella della stampante, 2x2. We're making a second one. Here you see how it works. Una seconda. The control room is upstairs, abbiamo and then la sala di controllo in alto e utilizziamo printing layer by layer the blocks we designed. E noi andiamo a stampare strato dopo strato tutti i blocchi. Which is actually going to produce 24/7 and is controlled via the internet. Using a bio-based material, we're developing actually with Henkel, because first we didn't have a printer, and then we found out that we didn't have material yet to build a house with, so we started to develop the material ourselves, starting with this honey-like material, and then slowly we modify it, making the output better and better, because of course 50 meters high needs a kind of construction. So this project is actually an iterative process where the improvements of the printer actually its effects on design, has its effects on construction and on material properties. The nice things about this material mix we're using, bio-based plastic, is that we have free form. Che hanno possibilità di essere sagomati come vogliamo, non come cemento. Qui abbiamo un sistema che ci permette di utilizzare un secondo materiale come il cemento, oppure l'isolamento, oppure la possibilità di inserire i tubi dell'acqua. Abbiamo costruito le stanze, poi le colleghiamo una all'altra, poi possiamo utilizzare degli edifici intelligenti con dei pannelli solari, so your whole facade è possibile creare una facciata che è completamente coperta da pannelli solari. It moves to the solar angle, e vedete in qualche modo l'edificio si muove per essere sempre orientato verso il sole. E in effetti è possibile poi assemblare una casa online, aggiungere materiale e poi stamparla. In effetti noi stiamo estendendo questa rete di stampanti in tutto il mondo. Venite ad Amsterdam perché stiamo facendo delle cose veramente interessanti. Abbiamo un'esposizione pubblica, più di 8.000 persone sono venute negli ultimi sei mesi e possiamo avere dei feedback molto interessanti che possono essere poi inseriti nel progetto. Il progetto che continua. Venite a visitarci perché in effetti è la prima casa su un canale che essa sia stata mai realizzata in questo modo. Grazie. Sorry, just a second. I have to tell you something. I love your project, but I have to tell something to the speaker. So devo dire una cosa agli oratori. This doesn't work. This. Questo. It's so easy, it's smart. This way. Okay. I better go. You can do it. Ce la fate, no, ce la potete fare. It's going to be complicated. Non è molto complicato. Doesn't work this way. No, non funziona.